Nuovo look per me. Salve a tutti utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, nuovo occhiale, nuovo look, nuova vita. Oggi mi trovo qui perché? Perché ho deciso di andare a rivoluzionare poco di poco il mio look. Mi avete infatti visto fino a qualche giorno fa con gli stessi occhiali, ma da oggi gli occhiali sono nuovi. Ebbene sì, infatti mi sono deciso a cambiare occhiale e a stravolgere o in parte o completamente il mio look, riuscendo a mio avviso ad esserci riuscito, va bene? Allora, questo è l'occhiale nuovo che mi sono fatto, eccolo qui, 79 euro di prezzo, non è tanto a mio avviso, anche perché l'occhiale completo costa dai 100 ai 250, a volte anche 300 euro. Questo occhiale l'ho pagato 79 euro. Tra l'altro mi ha detto la donna che me l'ha venduto che questo occhiale costava in totale 264 euro in totale, ma siccome beneficio di questa promozione che mi è arrivata tramite volantino che una ragazza mi ha dato gentilmente, mi ha detto l'occhiale che tu prendi completo di montatura e di lenti ti costa soltanto 79 euro. Detto fatto, detto subito, ok? Come ha fatto l'occhiale? È un occhiale di colore nero, infatti la montatura è nera, lucida, ok? Le lenti non sono dotate di antiriflesso. Io ho detto all'ottico, meglio all'ottica, guardi, a me non metta cortesemente l'antiriflesso, perché l'antiriflesso, che è un trattamento che ovviamente vi viene applicato nell'occhiale, nelle lenti, vi dà la possibilità di evitare i riflessi, quindi non c'è riflesso, ok? Però al tempo stesso è, diciamo così, un qualcosa che costa più a livello economico, nel senso che comunque il trattamento antiriflesso costa infatti un centinaio di euro in più, va bene? Senza antiriflesso costano di meno le lenti, inoltre l'occhiale ti dura di più, perché io quando ho fatto l'antiriflesso negli occhiali che avevo vecchi del passato, ricordo che dopo 2-3 mesi al massimo l'antiriflesso mi si toglieva, quindi è come se non vedevo più nulla e praticamente i miei occhiali erano quasi totalmente appannati, va bene? Invece, avendo tolto e non avendo applicato l'antiriflesso, è tutta un'altra storia, ragazzi, è tutta un'altra musica. Infatti gli occhiali durano un sacco di anni, a me un occhiale senza antiriflesso mi può durare addirittura 7, 8, anche 9 anni. Io gli occhiali poi li tengo tutti bene, ok? Ma adesso vi faccio vedere un'altra cosa nuova, ragazzi, siete pronti? Eccomi qui, per un altro paio di occhiali che mi sono fatto, di fatto. Scusate, ma ecco qua. Che ne pensate? Lenti in titanio puro, 85 euro anche queste, molto buone come lenti, molto buono come occhiale. Rispetto all'altra montatura, che è così, vedetelo, ha le lenti piccole, più piccole, questa ha le lenti più grandi, grosse, che di fatto, abbracciano quasi per intero il mio angelicato volto, va bene? Quindi diciamo che la caratteristica che balza subito all'occhio è che questo occhiale è come una sorta di piccolo chimico, no? Il famoso occhiale del piccolo chimico, cioè in pratica ti abbraccia un po' tutto quanto il viso barra il volto, ok? E non solamente una piccola parte o la metà, va bene? Comunque, qualcuno già mi ha detto, avendomi visto con questo occhiale, che vi ricordo è in titanio, il titanio è un materiale ipoallergenico, non crea allergia, pesa pochissimo, è leggerissimo, è molto buono, che mi sta molto bene questo tipo di montatura, questo tipo di occhiale, e addirittura che mi rende un pochino più affascinante. Non lo so, raga, dovete dirmelo voi. Allora, 1, 2, 3, al mio 3 una foto con questo occhiale, pronti, via!
E poi dopo a mio 3 vi faccio fare anche la foto con l'altro occhiale, quello nuovo. Guardate che occhiale. Che occhialetto, eh? Occhialetto, tu mi stufi, è vero ragazzi? Titanio, titanio. Il titanio è un materiale veramente ottimo. Non è per nulla pesante, è molto buono. È ipoallergenico, non crea allergia, non crea eczemi, non crea eritemi, non crea nulla, va bene? Andate in spettacolo. Leandro, nuovo chimico. Leandro il piccolo chimico, direbbe. Bene. Bene, al mio 3, di fatto, fatemi una foto con l'altro paio d'occhiali. Sempre al mio 3, mi raccomando, non bleffate. 1, 2, 3, via. Ecco, spero di avervi fatto divertire, ma al tempo stesso di avervi regalato dell'intrattenimento completo. Molti fan, quando mi incontrano per la strada, poco fa mi ha incontrato un ragazzo di 25 anni, mi ha detto: tu mi fai intrattenere sempre, cioè i tuoi video sono notevolmente intrattenenti, sei la nuova frontiera di intrattenimento. A questo ragazzo gli ho detto grazie, poi ho detto: come ti chiami? Mi chiamo Francesco. Ho detto: grazie, caro Francesco. E ho detto: poi, ma vuoi farti un video con me per caso? Ho detto: no, non ti preoccupare, però ti dico soltanto che grazie a te io mi rilasso e mi intratteni sempre e comunque. Allora io gli ho risposto: io ti ringrazio per queste belle parole, terrò fede a questo che tu mi dici e farò tesoro di queste tue belle, dolcissime e meravigliose parole. Ecco, questo è Leandro, e ha avuto la prova provata del fatto che di fatto sono una persona amabile, per bene e buona, tutto qua. Ma non è il primo a dirmelo, regà, quasi tutti quelli che mi incontrano mi dicono: sei una persona veramente speciale, unica, sei quello che vedo su YouTube, pane pane, vino al vino. Bene, non è un caso questo, perché non tutti hanno queste caratteristiche come me. Per carità, ci sono persone buone d'animo, perché ce ne sono tante in questo mondo, barra in questo paese d'Italia, però ci sono anche altrettante persone che non hanno la bontà, la dolcezza, l'onestà, la sincerità, il fatto di essere per bene come me e proprio come me, va bene? Queste sono caratteristiche che io mi sento di dire che sono belle del mio carattere, del mio comportamento, perché mi fanno apparire agli occhi degli altri come una persona valida, vera, per bene, in gamba ed umile. Bene, ciao da Leandro, conoscitore italiano, iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Ciao a tutti e una buona giornata o una buona serata a voi. Grazie.